Oggi ti faccio la ricetta degli hamburger di melanzana, però le facciamo più morbidi, più gustose da mangiare e senza friggere e senza utilizzare il forno. Gabriele, le cucini per magia? No, adesso ti faccio vedere. Per 4 persone, 2 melanzane non tanto grandi, poi dipende dalle persone, dipende dalle melanzane. Insomma, diamo un po' occhio. Ho deciso di pelarle perché le voglio fare anche magari per i bambini che sono un po' restii quando vedono le bucce, la melanzana, le cose che pizzicano un pochino. Allora gli tiro via la pelle. Voi fate un po' come volete. Se volete le pelate, se no non le pelate. Le bucce, tra l'altro, puoi anche usarle. Le puoi infarinare e friggere come le patatine. Sono molto buone. Tagliate le fette sottili e poi a quadratini. Più piccole le tagliate e prima farete dopo a cuocerle, quindi tagliatele piccole piccole. Gabriele, ma non gli fai il trattamento col sale, che le sali, le schiacci, le pressi, aspetti 6 giorni, 6 notti? No, c'è un po' di confusione. Quella è una pratica che si fa soltanto quando bisogna fare magari una melanzana fritta, molto asciutta, e quindi gli si mette il sale e la si strizza per fargli uscire tutta l'acqua possibile, altrimenti è una pratica che non serve assolutamente a niente. L'importante della melanzana è farla ben cotta, melanzana dal latino, mela insana. Perché se la mangi un po' cruda ti resta qua, ma per il resto il sale non c'entra niente. Pentolotto, un po' di olio extravergine, un paio di cucchiai. Gabriele, perché usi il Pyrex? Perché è trasparente e vedete meglio, altrimenti usate una pentola normalissima, non è necessario usare il Pyrex, anzi. Spicchiettino di aglio, lo schiaccio un po'. Se non vi piace non ce lo mettete, magari ci mettete una mezza cipollina tritata, ecco, va benissimo, però l'aglio è meglio. Aggiungiamo tutte le melanzane nella pentola insieme con l'aglio. La melanzana, a differenza della zucchina, è avida di liquidi, di olio. Come la mettete dentro, assorbe tutto l'olio. Quindi noi gli mettiamo subito il sale, così farà subito un pochino di acqua e resterà umida, altrimenti vi si attacca tutta. Fuoco forte, circa 10-12 minuti, mischiare spesso. Se vedete che si attacca, non vi fate impressionare, perché la melanzana è un po' infida, no? Lei si attacca, voi giù olio, e lei beve, e dopo puff, ve la ridà indietro. Quindi mescolare, fuoco forte, state qua 5 minuti, non scappate, non andate via. È importante che la melanzana cuocia bene, per i motivi che vi ho detto prima, e si asciughi bene, perché se non la cuocete bene, dopo vi rilascia l'acqua quando la impastate su, e serviranno il doppio degli altri ingredienti e non saprà più di melanzana. Guardate come si sono ridotte le melanzane, ora sono quasi cotte, vedete che si stanno ancora asciugando, io gli do ancora 2 minuti, mettetene anche tante, anche più di così, perché diventano veramente meno di un quarto. L'aglio, se volete lo schiacciate, se non volete lo tirate via, io lo schiaccio. Quando saranno belle asciutte, cotte, le tiriamo via dal fornello e le lasciamo intiepidire 2 minuti qui sul tavolo. Siccome voglio fare dei burger di melanzane belli morbidi, quasi cremosi, ci butto dentro 250 g di ricotta, più è asciutta meglio è. Se non vuoi usare la ricotta, puoi usare delle patate cotte schiacciate oppure del riso stracotto asciugato. Formaggio grattugiato, formaggio grana, 2 cucchiai, è facoltativo, se non vi piace non ce lo mettete, però un po' di sapore lo dà, quindi io lo consiglio. Un pochino di pepe, senza esagerare. Ci metto il bianco dell'uovo per legarlo, però attenzione, vegani e celiaci, aspettate 30 secondi che vi do anche le indicazioni per voi che sono un pochino differenti. Il rosso non serve, solo il bianco mettiamo dentro. Il bianco dell'uovo contiene albumina, che è una proteina, che cuocendo si rassoda. Un pochino di prezzemolo. Mi avete chiesto come si fa il prezzemolo tritato sul gelato. Lo sfogliate, lo lavate, lo tritate e lo mettete in congelatore. Fine del lavoro. L'importante è che sia asciutto quando lo tritate, perché sennò vi diventa tutto un coso compatto, un mattone. Gabriele, perché no il rosso dell'uovo? Non contiene albumina, contiene altre proteine. Voi quando cuocete l'uovo sodo, il giallo si sbriciola e il bianco no. Ecco perché ho messo il bianco e non ho messo il rosso. Questo qui ci facciamo la frittatina domani mattina a colazione. Mischiare bene. Guardate, vedete che è troppo molle per farci degli hamburger, quindi bisogna addensarlo. Quindi, tornando ai vegani e celiaci, io per addensare utilizzo del pane grattugiato, un po' alla volta quanto basta. Chi non vuole usare l'uovo, quindi non mette l'uovo, però invece del pane mi usa la farina di ceci. Così abbiamo sistemato i vegani e i celiaci in un colpo solo. Però il pane, diciamo, è un po' più semplice da utilizzare perché assorbe un po' di più.
Gabriele, ma quanto ce ne va alla fine di pane? Dipende da quanto erano umide le melanzane, dalle quantità. Comunque dovete raggiungere questa densità qui. Quando avete questa densità qui, vi fermate che va bene. Quando comprate attrezzature da cucina, comprate le buone. Io questi qui li ho comprati quando avevo 15 anni, 40 anni fa. E sono ancora perfetti, sì, la scatola è un po' ossidata, un po' arrugginita, però sono perfetti. Le avevo pagati 50.000 lire, mi ricordo che mi avevano messo, tutti i ragazzi si compravano il motorino, io mi compravo il copapasta. Con questi qui adesso faccio gli hamburger, uso una teglia così non sporco neanche il tavolo. Ma non è che dovete usare per forza un copapasta, potete farle anche a mano tipo polpette e poi li schiacciate. Adesso io faccio i miei burger, metto sotto un pochino di pane, non tanto, sotto per non far attaccare le melanzane alla teglia. Poi ci metto dentro un cucchiaio, scegliete voi l'altezza che volete fare, io li faccio quasi 2 cm di altezza, metto dentro il mio ripienino e schiaccio, anche col dito, un po' di pazienza. Una volta che ho disteso il ripieno ci metto sopra un pochino di pane, anche sopra, non tanto, non dobbiamo mica farli impanati, così si asciugano e li posso far diventare belli lisci col ditino. Poi tengo qui il ditino, alzo il copapasta e mi resta giù l'hamburger di melanzane e ricotta. Oppure senza stampino vi faccio vedere come se ne fa uno a mano. Mi metto un po' di pane nelle mani così, anzi me lo metto di qua perché io non sono mica mancino. Poi mi ci metto una bella cucchiaiata di composto, di ripieno, faccio su una pallina, se serve ancora pane ne metto poco, non esagerate col pane, vedete, fateci caso come sono diventati più asciutti in questi 5 minuti che li sto lavorando. Faccio una bella pallina, una polpetta, ma volendo le potete anche lasciare anche così, le impanate, le fate fritte. Poi lo schiaccio e ho fatto l'hamburger senza tante storie. Ora li cuociamo, potete farli al forno a 200 gradi, 12 minuti con il grill a posto, metà cottura li girate. Potete impanarli, uovo, farina, pangrattato e li friggete, ma noi faremo una cosa molto più leggera, molto più buona. Li facciamo alla piastra, usando la padella e appena appena un goccio di olio. Ma Gabriele con l'olio è fritto? No, è fritto è quando è immerso nell'olio, ma se ci metti una goccia di olio in una padella è alla piastra. Facciamo alla piastra. Padellina, quella che volete, questa qui ha già il bollino scuro, quindi è calda. Goccino di olio, basta. I miei burger, guardate, belli sodi, giusti, vedete come sono, dentro. Bisogna farli cuocere circa 4 minuti per ogni lato. Nelle fotografie iniziali delle ricette, quelle che vedete all'inizio, quando vedete un piccolo fiorellino vuol dire che la ricetta è adatta per i bambini. Tra l'altro abbiamo fatto una collaborazione con un'associazione a livello nazionale di pediatri per fargli apposta delle ricette, quindi io metterò il fiorellino e metterò anche la baby list nelle mie playlist dove trovate tutte le ricette raggruppati insieme, tutto gratis, non si paga niente. Quindi condividete, condividete queste ricette nei social, mandate via i link WhatsApp per posta, con piccione, come volete, condividete perché lo sbattimento è tanto, almeno lo guardiamo in quattro gatti sta ricetta. Guardate, 4 minuti, sono belle dorate, le posso girare. Il pochissimo olio che ho messo è stato sufficiente per dorare leggermente la crosticina dei nostri burger, guardate che belli che sono. Adesso gli facciamo fare 4 minuti anche da questa parte e sono pronti. Potete fargli una salsina allo yogurt, una salsina al pomodoro e origano, la pizzaiola, ce li pucciate dentro, poi li mangiate così che sono buonissimi lo stesso. Non fate porcate tipo il ketchup, è pieno di zucchero. Porzioni, allora, sapete che i bambini la porzione si calcola sul palmo della mano, cioè la porzione dovrebbe essere grande come il palmo della mano, me l'hanno spiegato i nutrizionisti, e io qua mi sa che ne devo mangiare almeno due. Ma facciamo anche 3 o 4, però per i bambini è così, belle morbide, profumate, facciamo vedere bene come sono dentro, dai, guardate come sono morbidissime, sento la ricotta che le tiene umide, guardate, la apri e voilà, pronte da cacciare in bocca. Tu posso assaggiare o no, che c'ho qui che sbavo, sì, e mamma per sul segno, mi è andato insieme il neurone, già ce n'è uno, gli faccio fare due cose, poverino, sta di qui o sta di là. Sono buonissime, belle morbide e insomma io le devo assaggiare, però una è un po' pochina. La ricotta gli dà una marcia in più perché rende davvero molto morbide, molto saporite, molto gustose, davvero sembra di mangiare una cosa spettacolare. Buonissima, buona. Ne facciamone un'altra perché secondo me non è venuta bene la prima. Due palmi, due assaggi.
Vado. Sto registrando.